Buongiorno, in questo breve video analizzeremo le principali geometrie toriche Kininger. In modo particolare analizzeremo nel dettaglio la geometria AF, HF, FB ed N. La gamma di inserti monoinserto per copiatura Kininger si suddivide in due grandi categorie: gli inserti sferici WPR e gli inserti torici WPB o WPV. Per quanto concerne la geometria torica, l'inserto più versatile è il WPB, grazie alla rastremazione del profilo, ma rimane per ora presente a catalogo anche il suo predecessore WPV. I corpi fresa sono differenti per l'inserto torico e per l'inserto sferico, con la sola eccezione del diametro 6, dove è possibile installare sia l'inserto sferico che l'inserto torico. I corpi fresa sono disponibili in acciaio e in metallo duro, con o senza refrigerazione interna, e in diverse lunghezze e tipologie consultabili a catalogo. I gambi sono realizzati in tolleranza H6 e quindi idonei al calettamento a caldo. Tutti questi accorgimenti tecnici sono in grado di assicurare un bassissimo runout e quindi un'altissima ripetibilità del processo. La gamma WPB e WPR utilizza la stessa tecnologia, generando una forza di fissaggio assiale. Il disallineamento tra il centro dell'inserto e il foro dell'utensile consente di generare un punto di contatto tangente quando la vite viene serrata. Il serraggio genera quindi una forza di fissaggio lungo l'asse dell'utensile, in grado di garantire stabilità e sicurezza in ogni condizione applicativa. La principale geometria torica è la geometria AF, dove la descrizione F sta per Application Finishing, applicazione di finitura. L'inserto, ottenuto tramite un processo di sinterizzazione diretta, è dotato di tagliente elicoidale per migliorare la finitura superficiale e ridurre lo sforzo di taglio. La possibilità del raggio 0,5 mm permette di ottenere profili perfettamente levigati, specialmente in componenti di piccole dimensioni e profili sottili. Come si può apprezzare, l'inserto è dotato di un sistema di refrigerazione a tre canalini, in grado di portare l'aria o l'eventuale liquido refrigerante direttamente sul tagliente, non indebolendo ulteriormente il corpo fresa. Sono presenti rivestimenti idonei a tutti i materiali impiegati nella costruzione degli stampi e uno speciale rivestimento diamantato per la lavorazione degli elettrodi in grafite. La geometria WPB-HF è la geometria ad alto avanzamento, dove HF sta per High Feed. L'intero portafoglio di prodotti ad elevato avanzamento LMT, Kininger e Fette contiene una delle gamme più grandi presenti sul mercato, spaziando dalla fresa diametro 1 mm alla fresa diametro 160, con soluzioni integrali a testina filettata, a inserto bitagliente, a tre taglienti, a quattro taglienti e otto taglienti. Il sistema ad elevato avanzamento utilizza ridotte AP ed elevati avanzamenti. In questo modo risulterà maggiore la forza assiale che si scaricherà sull'asse mandrino della macchina, garantendo stabilità, precisione e durata nel tempo del centro di lavoro. La geometria FB, dove FB sta per flatball, è una geometria per finitura, in grado di evitare l'effetto della velocità di taglio zero sull'asse, grazie al tratto piano presente al centro dell'inserto. Si presti particolare attenzione alla programmazione del raggio, utilizzando la formula raggio WPR-1 mm, e al montaggio di questa geometria solo sui corpi fresa per l'inserto sferico, GWR e BGR. L'assenza di zona a velocità di taglio nulla genera una miglior finitura superficiale, mentre una minor generazione di calore al centro assicura una miglior durata dell'inserto. Ulteriore beneficio è l'impiego di avanzamenti laterali più alti, pari quasi al doppio della geometria standard WPR.
Per caratteristiche tecniche, la geometria flatball si presta alla lavorazione di stampi aperti, con figure ampie, dove è possibile sfruttare il tratto piano centrale. La presentazione delle principali geometrie toriche si conclude con la geometria N. È la geometria Kininger universale per uso generico, in grado di lavorare materiali fino a 60 Hc. È caratterizzata da una geometria più negativa rispetto alle altre e da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, non esitate a contattarci tramite il nostro funzionario di zona o attraverso l'indirizzo info@sorma.net. Arrivederci e buona giornata!